you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fire, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the fire, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down, Elena Varanese, docente di lettere al Marconi di Campobasso, il concorso sfidante, come è nata l'idea? Dunque, sfidante è una sfida, una vera e propria sfida basata sulle idee, sui progetti, sulla conoscenza che i ragazzi hanno messo in essere su Dante in occasione dei 700 anni dalla morte. Il Dipartimento di Lettere dell'Istituto Marconi ha voluto promuovere un'iniziativa per avvicinare i ragazzi alla figura del sommo poeta. Come si è svolto il concorso? Dunque, il concorso è interno al nostro istituto. Abbiamo voluto creare, insomma, un'opportunità per dare ai ragazzi una spinta in più in questo momento in cui sono tutti dietro gli schermi a fare scuola. Il concorso si è sviluppato in due specifiche fasi. La prima fase è basata soprattutto sulla conoscenza. Abbiamo proposto ai ragazzi dal primo anno al quinto anno letture delle opere di Dante. Li abbiamo avvicinati al Dante uomo, al Dante poeta, uomo soprattutto del suo tempo. Poi abbiamo letto con loro alcuni passi importanti delle opere dantesche, in particolare gli abbiamo proposto in lettura, analisi e interpretazione diversi canti, soprattutto della Divina Commedia. La seconda fase poi, che è stata quella un po' più operativa, ha visto i ragazzi protagonisti del loro sapere, delle loro conoscenze, mettere in essere le loro proposte, i loro progetti, le loro idee a proposito di Dante, della sua vita e di ciò che aveva rappresentato nella sua opera. Quindi ci sono arrivati lavori appartenenti a tre categorie nello specifico, quindi la categoria letteraria, che ha visto cimentarsi in stesure di testi, testi poetici, testi in prosa, testi anche simpatici, ironici. Poi la seconda categoria, quella artistica. I ragazzi hanno prodotto degli elaborati artistici che vanno dai disegni a disegni 3D e anche qualche pezzo musicale interessante. Uno in particolare uno spaziato dalla musica rap alla musica più tradizionale. Ancora la categoria più, quella che ha visto un maggior numero di partecipanti, è stata la categoria multimediale. Lì i ragazzi sono riusciti a trasportare nella virtualità i più importanti contenuti dell'opera e della vita dantesca. Per esempio, vi faccio un esempio, potrebbe essere la creazione di un videogioco. I ragazzi hanno elaborato attraverso la programmazione col supporto del docente di informatica un vero e proprio videogioco, finalizzato soprattutto all'imparare giocando, per consentire anche ai ragazzi di giocare nello stesso tempo di apprendere.
Oggi la giornata dedicata alle premiazioni, i lavori sono stati valutati da una giuria tecnica. I lavori sono stati valutati tutti da una giuria tecnica che abbiamo interpellato per valutare con la maggior obiettività possibile i lavori, anche se poi hanno dovuto lavorare chiaramente a distanza. I ragazzi in questo periodo sono in DAD, questa è stata anche un'opportunità per loro. Certo, i ragazzi ci hanno stupito da questo punto di vista, perché dietro gli schermi sono riusciti a trovare in questo concorso l'occasione per incontrarsi, anche se virtualmente, e interrompere per un attimo la monotonia dei loro pomeriggi fatti di videogiochi, di compiti e di cellulare. Sono riusciti invece a trovare un'alternativa ed incontrarsi, anche se virtualmente, per lavorare su Dante, per confrontarsi, per riuscire a trovare la migliore proposta da realizzare per il concorso. Per noi questa è stata una grande sfida, non a caso insomma abbiamo chiamato anche così sfidante. È stata anche per la scuola una sfida che, dati i risultati, abbiamo decisamente vinto. Silvio Di Pietro, ex insegnante di questa scuola, lei è nella giuria del concorso sfidante, è anche un artista, una delle sezioni era proprio quella artistica. Che cosa ha riscontrato nei lavori che ha valutato? Allora, è sempre un'emozione stare in questa scuola, perché io ho fatto parte del corpo docente per 32 anni di questa scuola qui. Ma quindi ora non ci sono più, ma il mio cuore è sempre qui. Quindi quando la preside mi ha invitato a partecipare a questa avventura, sono stato fortemente tentato di accettare. Anche perché proprio in quel periodo io stavo facendo dei lavori relativi a Dante, quindi mi è sembrata una giusta conclusione di quello che stavo facendo. Per quanto riguarda i lavori che hanno presentato i ragazzi, io sono rimasto particolarmente colpito. Perché? Perché sia nelle tre sezioni in cui era articolata la sfida, ho visto delle cose notevoli, cioè dei ragazzi che sono andati oltre gli studi che hanno fatto e hanno saputo ben interpretare il concetto che Dante voleva interpretare. Infatti ci sono delle opere che poi vedremo e verranno presentate nel momento della presentazione, che sono veramente a un livello superiore. E io direi che non dovrebbero restare chiuse in questa scuola, ma si dovrebbe trovare il modo di farle vedere anche all'esterno.